Paolo Dell'Aventura, sei una delle persone più adeguate a rispondere a questa domanda. Che ne pensi del maltempo? Ma il maltempo non esiste fondamentalmente, per richiamare un vecchio compagno di università, insomma. Il maltempo, ecco, lo lascerei alle previsioni del tempo prima dei telegiornali, insomma. Anche se, come abbiamo detto anche in altre occasioni, tutti parlano di bel tempo, maltempo, focalizzandosi sulle temperature, sulla pioggia, ma in realtà, chiaramente riferimento anche a quello che è successo nelle ultime settimane nei territori colpiti dall'alluvione tra l'Emilia Romagna e Marche in modo particolare, e purtroppo questo è un aspetto che avevamo toccato, se non ricordo male, proprio l'ultima volta che ci eravamo visti, dove invece parlavamo di siccità, tra l'altro. E come ricorderà, diciamo, la previsione, non perché per essere, come dire, facili Cassandre, ma proprio perché sono fenomeni completamente collegati e correlati tra loro, in queste settimane invece si sta parlando di emergenza alluvione. Maltempo non esiste perché comunque ormai il focus è sempre quello, cioè si parla di crisi climatica, non più cambiamento climatico. Crisi climatica perché, come la Scienza Mondiale del Clima, IPCC, l'Organizzazione Mondiale della meteorologia, l'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo e la protezione dell'ambiente e altri, come dire, soggetti dedicati alla scienza, ci hanno sempre avvertito, specialmente negli ultimi anni, che il cambiamento, climatico, prevederà dei fenomeni sempre, più numerosi, quindi sempre più frequenti e con intensità sempre maggiore. Di tipo estremo, quindi di tipo estremo vuol dire siccità prolungate, ondate di calore dove ora sicuramente ci sposteremo nelle prossime settimane, fenomeni estremi collegati al ciclo dell'acqua, quindi in modo particolare piogge molto molto importanti, fenomeni severi si chiamano, diciamo, negli esperti di meteorologia, appunto, oppure chi si occupa di idrologia. E sono tutti aspetti assolutamente collegati, perché quando poi ci sono estremi nel ciclo dell'acqua, come è capitato nelle ultime settimane, si va a innestare, come abbiamo detto anche in passato, su quello che è il fenomeno della gestione del suolo, cioè fenomeni estremi, precipitazioni violente e concentrate in periodi piuttosto limitati di pioggia, vanno a cadere su terreni completamente arsi, secchi, e questo poi a valle, appunto, dipende dalla gestione del suolo, da cementificazione, quindi nei centri urbani, centri industriali. E quindi, tornando alla sua domanda, alla sua osservazione, il maltempo non esiste, esiste il cambiamento climatico e oggi ormai è acclarato che siamo in periodo di crisi climatica. Tra l'altro, parlando di clima, inizia ad esserci un clima di elezioni a breve, le europee e le regionali. Che ruolo dovrebbe giocare il clima, in questa preparazione elettorale? Sono appuntamenti molto importanti sui quali, dal mio punto di vista, siamo in ritardo, siamo molto in ritardo, non solo sul piano regionale, visto che comunque la regione è un decisore politico di natura, come dire, di intermedia, ma molto importante perché comunque subito a cascata è uno dei soggetti che dovrebbe regolare le politiche, appunto, a livello locale, anche di natura climatica, quindi si parla di adattamento o anche di mitigazione. Tra l'altro la Regione Abruzzo qualche mese fa, esattamente come il Comune dell'Aquila, ha sottoscritto la carta della missione europea Mission Adaptation, quindi adattamento ai cambiamenti climatici, nel silenzio più totale, nel senso che non abbiamo informazioni, che l'avesse firmato anche la Regione Abruzzo, è stato un caso che lo abbia appreso studiando i documenti europei, non c'è alcuna notizia, diciamo, è un po' l'estremo opposto del Comune dell'Aquila, che ha fatto invece dei comunicati diversi mesi fa. Il punto è che non sappiamo qual è la natura progettuale di queste attività, per cui si sono candidati, diciamo, a fare delle attività sotto il profilo, per esempio, dell'adattamento
ai cambiamenti climatici. Tornando alle questioni elettorali, la regione è appunto un livello molto importante perché sarà un soggetto, deve essere, dovrebbe essere, non lo è, speriamo che lo sia, diciamo da subito, un ente regolatore di queste dinamiche. Poi c'è il livello europeo, nel senso che anche lì siamo molto in ritardo perché non mi sembra che ci si stia preparando, e la campagna elettorale per le elezioni regionali e per le elezioni europee, per il rinnovo del Parlamento europeo, tra l'altro sarà una partita molto molto importante, direi decisiva, in quanto tutto ciò che come dire, di buono è venuto dalla regolamentazione e dalla legislazione in ambito ambientale è senz'altro da ascrivere alle dinamiche europee. E diciamo, la preoccupazione dal mio punto di vista è che anche a livello europeo possano come dire, prevalere le formazioni di destra moderata o destra estrema, perché già abbiamo i primi segnali da diversi mesi su quelli che sono i voti nelle commissioni del Parlamento europeo oppure in aula, con voti guidati spesso peraltro dalla destra, diciamo dai partiti della destra, del centrodestra, diciamo più che altro dalla destra italiana, contrarie a tutte le politiche, diciamo, di tutela dell'ambiente. Però bisogna sottolineare che ormai il clima non può essere una questione partitica, è globale e ci coinvolge tutti. No, assolutamente no, e proprio per questo infatti è abbastanza sorprendente che nel Parlamento europeo, per esempio, ci sono alcune formazioni anche di centro, anche all'interno del Partito Popolare Europeo, ma anche diciamo, qualcuno che è un po' più spostato sulla destra abbiano votato a favore di alcune misure, e invece quelli italiani compattamente contro, diciamo con una salvaguardia di posizioni abbastanza di retroguardia, se non proprio retrograde. Mi riferisco in particolare a tutti i provvedimenti relativi al ban delle auto a combustione interna, quindi diciamo per andare verso una, come dire, una già prevista evoluzione verso il settore dell'automotive, verso l'elettrico. Di fatto peraltro l'industria già si sta, il mondo industriale, quel mondo industriale si sta già preparando da tempo, oppure rispetto a quello per esempio dell'utilizzo dei biocarburanti, o anche è successo circa 2 settimane fa, per esempio in commissione, nelle commissioni ambienti del Parlamento europeo, è successo che i partiti, gli esponenti della destra italiana abbiano votato contro alcune misure diciamo, di legislazione green che andassero a come dire, favorire azioni anche a protezione delle alluvioni, peraltro con Emilia e Marche, con parte dei territori sott'acqua, quindi diciamo una roba completamente fuori da ogni logica. E quindi per questo, giustamente diceva lei, il clima, così come non può essere confinato, come abbiamo detto negli incontri precedenti che abbiamo avuto, sotto il profilo geografico, certamente non può essere confinato nei confini politici. È un fatto però che come dire, alcune parti, diciamo, dell'arco costituzionale sono principalmente contrarie, e poi paradossalmente sono quelli che, mi riferisco comunque sempre diciamo agli esponenti dei partiti di destra, tacciano di ideologia ambientalista tutto ciò che riguarda la protezione dell'ambiente o la transizione ecologica. E quindi io continuo a dire che le vere posizioni ideologiche sono le loro. E per concludere, questo è un anno record per le energie rinnovabili? Questo, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, potrebbe essere un anno record sotto il profilo dello sviluppo delle energie rinnovabili. Qualche giorno fa è uscito un aggiornamento al rapporto del mercato delle energie rinnovabili, secondo il quale l'IEA, l'Agenzia Internazionale, appunto mette nero su bianco che secondo le proprie stime senz'altro potrà essere un anno record. Addirittura l'Agenzia Internazionale dell'Energia stima l'impianto di installazione di 107 gigawatt nuovi da fonti rinnovabili, arrivando a più o meno 440 gigawatt complessivi nell'anno, ed è uno sviluppo assolutamente, diciamo, sarebbe uno sviluppo quindi auspicabile, perché sarebbe uno sviluppo senza precedenti nelle energie rinnovabili.
guidate in modo particolare dalle due tecnologie, che è la scienza del clima e quello che ci dice sono quelle più efficaci sotto il profilo della decarbonizzazione, sia da un punto di vista dei costi, perché comunque i costi sono in discesa non solo anno dopo anno, ma ormai mese dopo mese, ma anche sotto il profilo della efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzare. E diciamo le due tecnologie appunto sono il solare fotovoltaico soprattutto, ma anche l'eolico, sia onshore che offshore, quindi a terra o a mare. In questo la Cina è un paese leader indiscusso, perché il 70% per esempio della capacità dell'eolico offshore sarà cinese, così come sono diciamo, i maggiori sviluppi, i maggiori incrementi anche nel settore sia dell'eolico onshore che del fotovoltaico. Complessivamente, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, si dovrebbe arrivare proprio a livello globale, quindi a livello planetario, avere a fine anno una energia prodotta di 4.500 gigawatt complessivi, quindi 4,5 terawatt, che insomma si inizia a, come dire, avere la misura, quindi il senso di scala di quello che è una rivoluzione che di fatto è già in atto, una trasformazione dei modelli economici in modo particolare, quindi prima o poi a cascata arriveranno anche quelli della società che seguiranno appunto quella che io chiamo da diversi mesi, più che una transizione ecologica, come abbiamo detto anche in passato, una vera e propria trasformazione, quindi dei modelli sia economici, sia sociali, industriali e del lavoro. Grazie mille. A lei.